Pur recentemente aggiornata nel frontale, ricco di cromature, la Mini Cooper S resta inconfondibile, così come il suo temperamento sportivo. È soprattutto la sua straordinaria agilità a convincere gli amanti del piacere di guidare. La vettura, infatti, guizza nel misto come un kart. Compatta nelle dimensioni esterne, ha un abitacolo arioso solo nei posti anteriori, con la plancia verticale dominata dalla console a padellone. Piccolissimo il cruscotto, col tachimetro che sembra entrare nel contagiri, mentre i generosi sedili sportivi trattengono bene in curva. Notevoli le prestazioni rilevate, velocità di punta superiore a 233 all'ora, 6,6 secondi da 0 a 100, spazi d'arresto ridotti, ma anche un consumo piuttosto elevato in pista. Una leggera pressione sulla singolare levetta d'avviamento e il motore prende vita, sfoderando una gradevole voce roca. Un sottofondo che ci accompagna sornione fino all'ingresso nella Nordschleife. Appena si alza la sbarra d'accesso, siamo già con l'acceleratore a fondo corsa, mentre sistemiamo il cavo degli strumenti che ci dà noia. La progressione del motore è grintosa, ma all'allungo non ha grande spessore, visto che la trasmissione automatica ordina il cambio marcia a 6250 giri. Dopo due curvoni veloci affrontiamo un tratto più stretto e tortuoso, dove viene subito fuori la formidabile maneggevolezza della Mini. Apprezziamo anche i sedili, che trattengono come si deve il corpo in curva. Raggiungiamo facilmente una coppia di BMW coupé in bagarre. Le superiamo all'esterno, non tanto agevolmente la prima, una vecchia M3, e subito dopo quella più recente. Mentre entriamo nella serpentina dell'Asenbach, ci troviamo a fare i conti con un'altra Mini, il cui sorpasso, tuttavia, non ci crea problemi. L'aderenza del fondo non è granché, l'avantreno sbanda e siamo costretti a correggere con decisione la traiettoria. Subito dopo spostiamo il registratore audio, uscito dal suo supporto. È davvero un piacere pennellare una curva dopo l'altra con una sportivetta così agile e reattiva. Poco prima del Flugplatz alleggeriamo appena l'acceleratore sull'ultimo dosso e affrontiamo il successivo doppio curvone alla grande, a quasi 160 orari. All'inizio dello Schwedenkreuz inquadriamo una vettura gialla. Si tratta di una Suzuki Swift Sport messa da pista. La superiamo facilmente, frustiamo a fondo i cavalli del 4 cilindri turbo e arriviamo a 210 all'ora. Con qualche oscillazione in impostazione, percorriamo a oltre 160 il curvone a sinistra, un rettilineo e ci attacchiamo ai freni per la staccata in discesa dell'Arenberg. Usciamo dal curvone lasciando scorrere la vettura e ci buttiamo nel toboga del Fuchsröhre. Qui, nonostante gli sballottamenti innescati dal fondo irregolare, teniamo giù il piede sfiorando i 210 all'ora. Ci avventiamo nelle successive curve da quarta e terza che precedono la brusca frenata dell'Adenauer Forst. Col suo sterzo diretto e preciso, anche se con un po' di inerzia, la Cooper inghiotte il doppio rampino alla notevole velocità di 84 orari. In uscita inquadriamo un gruppo di vetture. Acceleriamo a fondo e raggiungiamo la prima, una Nissan 240 SX. La sfiliamo e dopo il curvone finale in contropendenza ci accodiamo alle altre. Superare la seconda, un Audi Q3, è un po' meno facile. Tiene tutta la strada e dobbiamo lasciarci alle spalle il cartello dell'ottavo chilometro per averne ragione.
Subito dopo è la volta di una Suzuki Swift Sport preparata, che si tiene però correttamente a destra. Nel critico e sinuoso tratto del Callenhard, le sospensioni, per quanto rigide, mostrano di digerire al meglio le piccole asperità senza imporre troppe correzioni di sterzo. Dopo un'altra staccata decisa, percorriamo con grande efficacia a 80 orari il tratto lento che precede la discesa verso Adenau. Pestiamo ancora sui freni con decisione e ci inseriamo nella infida curva in contropendenza del ponte. Superiamo una Dacia Duster in gita turistica con tanto di box portatutto sul tetto. Entriamo come fulmini nella seconda curva in salita, dalla quale usciamo poi con vigore, spinti dalla coppia del 2000 turbo. Cercando di tenere il volante in asse per compensare le oscillazioni, nella discesa del Bergwerk raggiungiamo i 180. Nella violenta staccata i freni mostrano la corda e il pedale arriva quasi a fondo corsa. Lasciamo scorrere la vettura verso l'esterno e tiriamo a fondo le marce nel veloce tratto del Klostertal. Regoliamo il flusso d'aria dalla bocchetta mentre avvertiamo qualche oscillazione a causa dell'alleggerimento dello sterzo. Sfruttiamo il motore nell'arco di erogazione più redditizio, fra 4.000 e 6.250 giri. Nonostante la quinta lunga, in questo falso piano riusciamo ad andare oltre i 190 orari effettivi. Ci manteniamo larghi per entrare con la migliore traiettoria nel curvone cieco finale da oltre 150 all'ora. Un'altra staccata violenta e percorriamo con la massima fluidità la lunga curva di ritorno che precede il carrousel, contando in uscita sulla progressiva erogazione del motore dai bassi regimi. Poco dopo ci inseriamo con grinta nel mitico tornantone sopraelevato, che la nostra Mini percorre alla media di 80 all'ora, assorbendo efficacemente le marcate sconnessioni. Nella parte più sinuosa del ring apprezziamo la possibilità di gestire il cambio automatico, più rapido in accelerazione che in scalata, con le palette al volante, concentrandoci al massimo nella guida. Questo tratto, con la sua incessante teoria di curve e controcurve, non dà respiro, ma la Mini Cooper S è assolutamente a suo agio, forte di una agilità da primato. Nonostante la scarsa aderenza, riusciamo a tenere un passo decisamente brillante. Anche se remiamo frequentemente col volante per via dell'inerzia dello sterzo, la vettura anglo-tedesca garantisce sempre ampio margine di sicurezza. Dopo esserci bevuti la prima curva in contropendenza del Brünnchen, sempre gremita di pubblico, entriamo nella seconda con troppo impeto. Correggiamo la conseguente deriva con un deciso aumento della sterzata e tenendo aperto il gas. Impostiamo sulla fiducia, a causa del violento sole negli occhi, la seguente curva a sinistra in salita. Scolliniamo e nella discesa del Pflanzgarten, che termina con un dosso proprio nel mezzo della frenata, facciamo ancora i conti con fastidiosi serpeggiamenti. Non è un gran problema. La Mini si stabilizza subito dopo l'inserimento nella successiva doppia curva, che percorriamo con un'unica pennellata. Sempre assecondando i frequenti movimenti dello sterzo, affrontiamo il successivo e veloce tratto sinuoso col sole costantemente negli occhi. Raggiungiamo comunque i 185. Uscendo dalla curva in salita, che precede lo Schwalbenschwanz, inquadriamo un gruppo di vetture. Al piccolo carrousel che percorriamo con una traiettoria impeccabile, superiamo all'interno una vecchia BMW Serie 1, uscendone col motore in gran coppia.
Ci inseriamo poi con decisione nel doppio curvone finale del Galgenkopf, superando all'esterno una Porsche 911. Teniamo la corda con una traiettoria estremamente fluida. Arriviamo all'ultimo ponte a quasi 190, spuntando un tempo solo discreto, penalizzato dalla scarsa aderenza e dai numerosi sorpassi effettuati.